pubblico come quello del Senato è un momento di ricordo di Mirko Tremaglia in una circostanza sicuramente significativa, che è quella dell'attuale CGIE, che si è in questa circostanza riunito proprio questi giorni per eleggere un nuovo organismo. Da ospite ci tengo solo a darvi un saluto, un ringraziamento a tutti voi di essere qui presenti e ovviamente passo la parola al Presidente, Presidente Giacomo Canepa, Presidente del CTM. Cari amici del CTM, scusate se vi chiamo amici, ma se siete qua è veramente la parola più giusta. Oggi siamo riuniti per onorare la memoria di Mirko Tremaglia, via questo convegno dal titolo Sulla strada di Tremaglia italiani nel mondo, diritti e sfide per il futuro. In apertura vorrei spendere alcuni pensieri sul nostro Mirko, ricordando brevemente le diverse fasi della sua vita. La prima, quando da giovanissimo patriota scelse di diventare il ragazzo di Salò, offrendo la sua vita alla patria. In secondo luogo, la sua vita politica legata al movimento sociale italiano, seguendo il pensiero di Giorgio Almirante, diventandone molto presto entusiasta onorevole. Il terzo aspetto, il più importante per noi, il suo amore per gli italiani all'estero, che oltre alla creazione del nostro comitato impegnò tutta la sua vita parlamentare. E infine la sua famiglia, con la moglie d'Italia. Io sono convinto che fu un premio del destino che trovasse l'amore in una donna che portava il nome dell'amata patria e del figlio Marzio, di cui fu un orgogliosissimo, oltre che padre, amico. Purtroppo nessuna di queste fasi le fu facile. Il ragazzo Salò dovette al ritorno al fine della guerra sopportare le pesanti accuse di responsabilità delle sofferenze dell'Italia, non tenendo in conto il proprio sacrificio per la grandezza della propria patria. Come parlamentario fu sempre all'opposizione ed una gran parte degli anni al di fuori dell'arco costituzionale, con le amarezze e difficoltà che ciò comportava. Nella propria famiglia dovette soffrire il peggior dolore per un padre, perdere l'unico figlio. Forse la sua lotta per gli italiani all'estero fu quella che le diede una delle soddisfazioni più grandi, ottenere il voto politico per loro ovunque essi risiedano. Ma a quale prezzo? Quante lotte, quante parole, quante battaglie, quanti sacrifici e quante delusioni. Ma ad ogni sconfitta lui seppe tornare subito in lotta con rinnovata forza e più convincente che mai. Per questo noi abbiamo l'obbligo di continuare la sua strada, rimasta purtroppo interrotta con la sua partenza. Il CITIN, che ho l'onore di presiedere, grazie alla sua volontà e alla vostra riconferma, vuole completare questa strada, al di fuori di ogni ideologia e tantomeno partito politico, solo per in primo luogo difendere ciò che lui ottenne e a seguito conquistare tutti gli altri diritti per noi che fummo la sua grande passione, gli italiani nel mondo. Impegniamoci tutti dunque. Grazie.